Giovedì la parola fine sul nome del candidato del Popolo della Libertà per la presidenza della Regione Puglia. Nel pomeriggio Silvio Berlusconi riunirà l'ufficio di presidenza del partito e deciderà a prescindere dalle scelte dell'UDC. Non c'è più tempo e se il partito di Casini dovesse in extremis scegliere il centrodestra, Berlusconi comunque gli presenterebbe il candidato scelto dopo un lungo incontro con i vertici del partito. Si tratta di Stefano D'Ambrosio, almeno questo dicono le notizie romane circolate al termine della riunione. In coda al vertice di Palazzo Grazioli, Berlusconi avrebbe definitivamente ufficializzato il nome del magistrato antiterrorismo che circola ormai da mesi. Eppure in questi giorni le quotazioni di Stefano D'Ambrosio erano in ribasso a beneficio di Antonio Di Staso, deputato e vice coordinatore pugliese del PDL, nome gradito al plenipotenziario del Popolo della Libertà in Puglia, Raffaele Fitto. Nel borsino delle candidature c'è, ma sarebbe il caso di dire c'era, anche Adriana Poliportone. Le probabilità che diventasse leader del centrodestra però erano legate proprio ad un'intesa tra il PDL e l'UDC. Oggi dal Popolo della Libertà l'invito alla Poli a parlare di programmi, mentre chi lascia accesa una speranza per un apparentamento con il partito di Casini è l'eurodeputato Salvatore Tatarella.